Tesori e tesore, ciao, eccomi tornata con un nuovo video. Innanzitutto ringrazio tutti i nuovi iscritti del mio canale, grazie di cuore, vi mando un bacio grande, un abbraccio fortissimo. E so che avete tanta pazienza di aspettare i miei video tutorial, ma sapete i motivi, tra lo studio e tante altre cose, riesco a caricare con ritardo. Questo è un video tutorial uncinettoso e vi mostro subito la creazione del mio colore preferito. Ebbene sì, è uno scaldacollo e lo vedete molto largo perché io non amo le cose strette, mi piacciono le cose morbidissime. E questo scaldacollo si può mettere in due modi, sia così, in modo che ci copre bene bene, e sia così, piegato come un colletto. E spero che vi piace. Se vi piace questo video tutorial e mi volete dare la possibilità di poter fare altri video tutorial uncinettosi, mettete mi piace e condividete. Vi lascio al tutorial. Iniziamo la lavorazione con mettere su 30 catenelle. Io già ne ho messe su per trovarmi avvantaggiata. Vi dico subito il tipo di lana che sto utilizzando, che è questo verde laminato qui. E per vedere dove acquisto la lana potete vedere i video precedenti. Sto utilizzando l'uncinetto numero 4, vi serviranno delle forbici ago e procediamo con la lavorazione. Adesso dobbiamo contare 1, 2, 3 nella quarta catenella, sperando che metta a fuoco la videocamera. Facciamo una maglia alta in questo modo, andiamo a realizzare la prima maglia alta. E dobbiamo proseguire così fino a completare la riga di maglie alte. Vi faccio vedere di nuovo. Facciamo una seconda maglia alta. Io lavoro molto morbido, quindi non vedete la maglia alta stretta. Una terza maglia alta e proseguiamo fino a completare tutta la riga. Completata tutta la catenella, ci troviamo con la prima riga di maglie alte in questo modo, che io spero si vede. Le vedete molto morbide perché io lavoro molto morbido e questa, lo sapete, è la mia lavorazione. Però guardate che bella questa lana, veramente bellissima. E adesso facciamo il secondo giro. Adesso dobbiamo fare 3 catenelle, 1, 2 e 3. Giriamo il lavoro, prendo il filo perché facciamo una maglia alta, non nella prima ma nella seconda, intorno al punto alto. In questo modo prendo il filo e faccio una maglia alta. Io lavoro morbido, però non vi preoccupate per la parte, se lavorate morbido come me, di davanti, non vi preoccupate, perché quello che sarà visibile dello scaldacollo sarà il dietro. Questa parte davanti che lavoriamo sarà la parte a contatto con la pelle. Quindi di nuovo vi mostro, forse più da vicino. Entro nel punto, proprio nella riga del punto alto, prendo il filo e lavoro un altro punto alto. Di nuovo entro nel punto, prendo il filo, forse si vede male, e faccio un punto alto. Di nuovo prendo il filo, entro nel punto, proprio nel quadrato centrale, nella barretta della maglia alta. Io la chiamo barretta, riga, come preferite. Di nuovo vi faccio vedere, questa è la maglia alta che avevamo fatto. Entro intorno e prendo il punto e faccio la maglia alta. Praticamente dobbiamo fare così per tutta la riga, però ve lo faccio rivedere perché ho paura che con questo colore non si vede bene in videocamera. Entro di nuovo e faccio una maglia alta. Di nuovo e faccio una maglia alta. Io lavoro molto molto morbido, infatti come potete vedere la lavorazione davanti risulta molto morbida. Però
Però a me non importa come viene sul davanti, perché questa è la parte che starà a contatto con la pelle. Il dietro è quello che io voglio come decorazione per lo scaldacollo, che è questa treccia qui, bellissima. È stupenda, che a me piace tantissimo e spero piace anche a voi. Vi faccio rivedere di nuovo. Entro in questo modo, prendo il filo e faccio una maglia alta. Di nuovo. Prendo il filo e faccio una maglia alta. Aspettate che qua mi sono impicciata, ve lo faccio rivedere meglio. Questa è la maglia alta che abbiamo lavorato. Io entro in questo modo, prendo il filo e faccio una maglia alta. Tra l'altro sto utilizzando il numero 4 di uncinetto oltre per velocizzare la lavorazione perché si vede meglio il passaggio. Entro in questo modo, prendo il filo e faccio una maglia alta. Di nuovo vi faccio vedere, entro in questo modo, prendo il filo e faccio una maglia alta. Ve lo faccio vedere ancora un'ultima volta. Entro in questo modo, prendo il filo e faccio una maglia alta. Facciamo così fino a completare la riga. Quando arriviamo all'ultima barretta del quadrato, diciamo all'ultima maglia, facciamo di nuovo come abbiamo fatto fino adesso. Quindi prendiamo il filo, entriamo in questo modo e facciamo una maglia alta, sperando che si capisce come sto lavorando io. Poi ci troviamo alle ultime 3 catenelle d'inizio. Qui non dobbiamo fare quello che abbiamo fatto fino adesso, ma semplicemente nella terza catenella andiamo a fare soltanto una maglia alta in questo modo. E ci troviamo con il secondo con la seconda riga lavorata completata, che davanti ci apparirà in un modo e dietro ci saranno tutte queste specie di trecce che adesso sicuramente vedrete malissimo. Ecco, probabilmente non si vedono proprio. Praticamente vi deve fare questo disegno dietro, che questo dietro, il nostro, questo dietro sarà il davanti, perché a me piace moltissimo proprio l'idea di tutte queste trecce come decorative. Il davanti che dobbiamo in realtà dovrebbe essere la nostra lavorazione, sarà quella parte a contatto con la pelle, e questa sarà la decorazione che avremo sul nostro scaldacollo. Se vi piace, proseguiamo con la lavorazione. Il terzo giro dobbiamo fare 3 catenelle, giriamo il lavoro e ripetiamo quello che abbiamo ripetuto per il primo giro, quindi una riga di maglie alte, semplicemente soltanto maglie alte, in questo modo. Non vi preoccupate per i lati che vedete, magari se lavorate morbido come me, tutti questi lati che non sono perfetti, dritti, perché io comunque li andrò a decorare. E vi farò vedere come decorarli in modo che il lavoro risulta pulito. Quindi proseguiamo per una riga di maglie alte. Dobbiamo ripetere sempre questo motivo se volete realizzare lo scaldacollo con il motivo mio di fantasia, perché è uno schema di fantasia, io lo sto realizzando per la prima volta con voi e quindi se volete realizzarlo così ripetete sempre il primo passaggio nel fare una riga di maglie alte. E poi di nuovo rivediamo quello che abbiamo fatto, che vi faccio rivedere ancora una volta. Quindi proseguiamo con la maglia alta. Finita la terza riga di maglie alte, guardate come ora si vede meglio, il punto dietro che deve essere il nostro davanti. Finita la terza riga, adesso andiamo a ripetere, quello che vi ho fatto vedere nel secondo giro. Se vi piace questo punto e questo, risultato. Per il quarto giro dobbiamo semplicemente ripetere quello che abbiamo fatto nel secondo giro. Facciamo 3 catenelle, in questo modo giriamo il lavoro,
non lavoriamo nella prima maglia alta ma nella seconda. Dobbiamo fare una maglia alta in questo modo, intorno al punto. Prendo il filo e lavoro la prima maglia alta. Non vi preoccupate se lavorate morbido, anch'io all'inizio mi facevo problemi, però io poi ho capito che se questa è la mia lavorazione l'accetto, quindi accettatela anche voi, non vi preoccupate. Poi se lavorate stretto siete ancora più brave. E, di nuovo, vi faccio vedere. Aspettate che abbasso un pochino la videocamera. Lavoriamo intorno al punto alto e facciamo di un punto alto, in questo modo. Di nuovo prendo il filo, dobbiamo fare una maglia alta, lavoriamo intorno al punto alto e facciamo di nuovo una maglia alta. Di nuovo ripetiamo, ve lo faccio rivedere perché tante volte non si vede, io ci tengo a fare un video che si capisce. Di nuovo entro con l'uncinetto intorno al punto alto, prendo il filo e faccio una maglia alta. Di nuovo e quando arriviamo al penultimo vi faccio vedere come dobbiamo ripetere. Arrivate al penultimo, eccolo qui, di nuovo prendiamo l'uncinetto, passiamo all'interno della barretta intorno al punto, cioè aspettate, zoom altrimenti non ci si capisce niente. Sono arrivata al penultimo e facciamo in questo modo. Dobbiamo fare un'altra maglia alta, passo in questo modo l'uncinetto intorno al punto e faccio la maglia alta in questo modo. E adesso mi sono rimaste le 3 catenelle di inizio della maglia alta che avevamo fatto. E che cosa devo fare delle 3 catenelle di inizio? Non posso passare intorno al punto, faccio semplicemente all'ultima una maglia alta in questo modo. Non devo fare niente di speciale. Ecco qui, questo è il lavoro completato, che adesso vi faccio vedere il dietro come viene il risultato, che a me piace tantissimo. Sono praticamente delle catenelle, però mi dà quell'effetto della treccia, mi piace proprio tanto. Peccato che non si riesce a vedere in videocamera come vorrei, però è veramente bello questo risultato e spero che vi piace anche a voi. Il davanti viene così, tutto liscio, che sarà a contatto con la pelle. Poi decidete voi come fare la lavorazione. E adesso proseguiamo. Io mi sto portando avanti con il lavoro, ho ricominciato con la riga di maglie alte, sto per terminarla, quindi fate sempre 3 catenelle, girate il lavoro, proseguite con la maglia alta se volete fare questo motivo. Ho deciso questa larghezza perché mi piace proprio che mi copre lo scaldacollo. E voi potete decidere se farlo più grande e farlo diventare una sciarpa, o potete decidere di farlo più piccolo per la larghezza che voi desiderate. A me questa larghezza mi piace perché mi copre bene. E, come misura, come lunghezza, ancora non ho deciso la lunghezza che farò, quindi mano a mano che vado avanti vi potrò dire la misura, la lunghezza che da me desiderata, e anche voi mano a mano che andate avanti con la lavorazione vedete anche una lunghezza che voi preferite. E poi deciderò se chiuderlo con la cucitura oppure con un bottone o con una decorazione, lo deciderò all'ultimo in modo che possiamo vedere come viene mano a mano che andiamo avanti. Arrivata la lunghezza da me desiderata per lo scaldacollo, prima di dare le misure della lunghezza che ho fatto vi dico subito che ho dovuto aggiungere un secondo gomitolo perché 50 grammi non mi sono bastati. Però
non credo che lo finirò anche se devo fare la decorazione, quindi vi dirò con precisione quanti gomitoli vi servono. Comunque, se utilizzate un gomitolo grande è molto meglio per realizzare lo scaldacollo, anche di circa 100 grammi, perché 50 grammi non vi basteranno. Ci tenevo a dire questa cosa perché all'inizio del video vi avevo detto solo 50 grammi di gomitolo e quindi. Allora, sono arrivata alla misura da me desiderata, alla lunghezza da me desiderata che è di 54 centimetri, però se voi non lo volete così largo, però considerate che io lo andrò a cucire, non tutto, però lo andrò a cucire, poi vi farò vedere. E quindi una volta che noi andiamo a cucire lo scaldacollo, dobbiamo anche considerare il passaggio per la testa, per questo ho voluto una lunghezza morbida. Nel senso che non rimanga stretto, poi voi mano a mano che andate avanti lo misurate e vedete voi a gusto vostro se arrivare alla lunghezza che sono arrivata io, che è di 54 centimetri, o se farlo di meno, un po' di più, perché comunque se poi cambiate idea di non fare la cucitura o mettere un bottone, dovete anche prendere in considerazione questo. Una volta realizzata la lunghezza da me desiderata, vi dovete trovare con il davanti così in questo modo, che questo sarà il nostro davanti che dobbiamo mettere a contatto con la pelle, e il dietro che sarà la nostra decorazione di queste tutte queste trecce che io chiamo trecce, ma che in realtà ha anche la forma delle catenelle. Me ne dovete trovare 29 e dovete completare il giro con una riga di maglie alte. Che ora qui vedete molto male, però in realtà ecco una riga di maglie alte, perché abbiamo iniziato con una riga di maglie alte e andiamo a completare con una riga di maglie alte. Adesso vi faccio vedere come fare la decorazione che ho deciso di fare soltanto nella parte questa qui, che è la parte che rimane sotto del nostro scaldacollo. Il sopra non, ho deciso di non farlo, ma se a voi vi piace potete farlo anche sopra, ma poi vi spiegherò il perché non lo farò sopra. E quindi adesso vi faccio vedere come procedere. Dobbiamo fare la decorazione che sarà la decorazione del nostro scaldacollo alla parte di sotto, perché il sopra non andrò a decorarlo, poi vi spiego il motivo. E la decorazione la faremo sui lati dei quadratini di inizio praticamente del nostro scaldacollo e fino a completare la riga. Non vi farò vedere tutta la riga completata, ma vi farò vedere soltanto il motivo che ho deciso di realizzare, che è sempre di mia fantasia. Poi se vi piace lo potete realizzare, altrimenti potete fare di vostra fantasia. Mi piaceva l'idea di fare questo motivo perché poi piano piano si andrà a arricciare il lavoro, quindi mi piaceva l'idea di creare qualcosa di ondulato. Facciamo 3 catenelle, sperando che la videocamera metta a fuoco. E nella prima maglia alta, che sarebbe questa, che è il primo quadratino, andiamo a fare le prime 2 maglie alte, perché le 3 catenelle d'inizio ci serviranno per la prima maglia alta e abbiamo già 2 maglie alte. Una terza maglia alta e ci troviamo così, catenella di separazione, altre 3 maglie alte all'interno dello stesso quadratino, quindi nella stessa maglia alta d'inizio, la prima, la seconda e la terza, e questo è il ventaglietto che sarà la mia decorazione per lo scaldacollo, perché mano a mano si andrà a ricciare, non sarà riccio riccio riccio, ma un po' ondulato. Poi se lavorate morbido come me otterrete questo risultato. Adesso nel quadratino successivo vi faccio rivedere questa decorazione che ho deciso di realizzare. Nella maglia alta successiva faccio la prima maglia alta, la seconda maglia alta, la terza maglia alta, che non so se si sta mettendo a fuoco, catenella di separazione e di nuovo nello stesso quadratino altre 3 maglie alte, la prima, la seconda,
La terza. Vi faccio vedere, vedete che mano a mano viene ondulato, si va un po' a ricciare. Non ve lo avvicino troppo perché temo che poi viene sfocato. Di nuovo vi faccio vedere questo motivo, che poi possiamo proseguire da sole fino a completare l'ultimo quadratino, che poi vi faccio vedere come dobbiamo fare la cucitura. Facciamo la prima maglia alta, la seconda maglia alta, la terza maglia alta. Facciamo una catenella di separazione nello stesso quadratino, altre 3 maglie alte, la prima, la seconda, la terza. In questo modo andiamo a creare questa ondulazione, effetto ondulato, ventaglio, effetto ondulato, ondulazione, mamma mia che parolone italiane, però mi piaceva proprio l'idea. Adesso possiamo proseguire da sole e poi vi farò vedere una volta completato come viene. Per la decorazione che abbiamo realizzato, io già ho girato il lavoro. È venuta molto carina, molto ondulata, molto arricciata, che a me piace tantissimo, forse così la vedete meglio. E adesso dobbiamo tagliare il filo che ci servirà per la cucitura. Vi faccio vedere anche quanto mi è avanzato di lana del secondo gomitolo. Considerando che io ho utilizzato 2 gomitoli di lana da 50 grammi, questo è ciò che mi rimane del secondo gomitolo. Quindi così potete vedere un attimo con 2 gomitoli da 50 grammi quello che vi rimane. Quindi è avanzato molto. Penso che con un gomitolo leggermente più grande di 50 grammi ve la potete cavare per realizzare lo scaldacollo. Io vi ho detto questa cosa sperando che vi sia utile. E questo è ciò del risultato che abbiamo per la parte sotto della decorazione. Sopra ho deciso di lasciarlo così, anche se non è perfetto, non è imperfetto, è impreciso, nel senso che dovevo dare un'aggiustata sopra come decorazione, però ho deciso di lasciarlo così perché poi vi farò vedere il risultato finale. Secondo me è carino anche che non andiamo a fare la perfezione. Sì, una creazione deve essere fatta bene, è vero, però andare a cercare il perfetto su una creazione nostra non lo trovo neanche giusto, perché noi, ci deve essere molto del nostro, deve essere preciso, un lavoro pulito, ma ci deve essere anche qualcosa di imperfetto che ci rappresenta. Poi non lo so, ditemi voi. Adesso per la cucitura dobbiamo andare a sovrapporre le due parti con la parte liscia, che è quella dove dobbiamo cucire, perché poi andiamo a girare il lavoro e questo è ciò che dobbiamo avere sul nostro davanti. Quindi andiamo a sovrapporre le due parti in questo modo, e mi sono dimenticata di dire a voi la larghezza dello scaldacollo. Vi dico la larghezza perché magari non vi piace largo come il mio, che in questo caso è così largo, perché mi piace metterlo in vari modi lo scaldacollo, però magari c'è chi piace meno largo. Vi dico, la larghezza è di 16 centimetri, quindi 54 di lunghezza e 16 di larghezza. Adesso prendete un marcapunti che ci servirà per mettere il segno dove non dobbiamo cucire. Praticamente dobbiamo mettere il marcapunti per non cucire 11 maglie, e andiamo a contare sia la parte qua sia l'altra parte, quindi le due facce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e mettiamo il marcapunti. E qui noi non dobbiamo cucire assolutamente, mentre l'ultima parti, anche queste qui della decorazione, le andiamo a cucire. E adesso vi faccio vedere come, solo che non vi arrabbiate se vedete che non sono brava con il cucito. Poi lo sapete che sono negata, ma condivido lo stesso i miei pasticci, quindi prendetemi per come sono, così poi vediamo il risultato. Iniziamo con la cucitura.
Allora, passo l'ago in questo modo, non vi spiego come, preferisco più mostrarlo perché non sono veramente brava nel cucito, anzi non so che esce fuori, però ci sto provando, l'importante è provare. Non farò tutta la cucitura insieme a voi, però qualche passaggio ve lo mostro. Sperando che si vede, perché temo che mi sposto di continuo. Ci sto provando, a fare un lavoro pulito, ma non garantisco. Poi se lo fate con l'uncinetto sicuramente viene ancora meglio. Io ho deciso di non farlo con l'uncinetto. Comunque viene molto più resistente, almeno credo, è un'idea che mi sono fatta io. Poi mi fate sapere. Non so che sta uscendo fuori con la videocamera, se si vede qualcosa o meno. Si vede che sono negata per il cucito, ma chi se importa, comunque piano piano imparerò. E comunque è una cosa che sto facendo per me, certo la voglio fare precisa, però non sono proprio brava per il cucito, non posso essere brava in tutto. Voi che dite? Sto cucendo nel giusto, speriamo. Che paperetta che sono. Mi raccomando, quando arrivate al marcapunti non dovete fare nessuna cucitura. Ma mi sa che quasi quasi ci arriviamo insieme. Così sarà più lungo del previsto questo video. Sinceramente non so neanche io come sto cucendo. Dopo vediamo se si vede o meno, sicuramente perché qualcosa si vedrà perché non sono brava. Però ragazze e ragazzi, uno ci deve provare a mettersi in gioco, ad esprimere la sua creatività. Io la penso così. Eccoci qua, arrivate all'ultima maglia perché non dobbiamo andare assolutamente nel marcapunto. Arrivati nell'ultima maglia, cioè dove abbiamo il segno, faccio il nodino. Una volta cucito, però ne faccio un altro di sicurezza. Ecco, stava crollando la videocamera. Beh, dovevo far crollare la videocamera io. E adesso ripasso un po' in tutte le maglie per bloccare il filo, non so come che esce fuori perché non sono brava, e poi vado a tagliare. Una volta cucito, andiamo a vedere il risultato finale. Dobbiamo togliere il marcapunto in questo modo, se riesco ad aprire, ecco qui. Adesso prima di girare il lavoro ci tengo anche a dire una cosa che magari già sapete, molti di voi già lo sanno, è una cosa banale. Tutti questi fili di lana che ci avanzano durante le nostre lavorazioni, non andate a buttarli perché ci possono essere utili per i nostri amigurumi, altre creazioni che realizziamo e possiamo usarli come imbottitura, ma magari già lo sapevate. Adesso andiamo a girare la lavorazione che abbiamo fatto del nostro scaldavollo. Già da qui potete vedere come indossarlo, potete anche già indossarlo così, ma io lo indosserò in questo modo proprio perché voglio avere il colletto da questa parte e avere la decorazione finale qui. Praticamente io mi sono fatta appunto la larghezza da me desiderata proprio per andare a piegarlo e fare proprio come un colletto, se andate a vedere,
che questa è la parte che io frontale dello scaldacollo, questa è la decorazione, per questo non ho deciso, ho deciso di non decorarlo, oppure potete indossarlo semplicemente anche così. Sono meravigliata che la cucitura non si vede, meno male, perché non sono brava col cucito. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi faccio vedere ancora più da vicino il risultato, che lo potete piegare e lo potete mettere anche così, e questa è una lunghezza che secondo me è bella per lo scaldacollo. Poi potete fare sia scaldacollo che sciarpa. Io spero veramente che vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao tesori e tesori, ciao!